Ciao a tutti e benvenuti. Oggi farò un tutorial in cui vi farò vedere come fare avvio alla nordica. Avvio alla nordica ci permette creare un bordo, vedete, che si presenta in questa maniera, molto bello, con questa tricitina in fondo, elastico, ma nello stesso momento anche molto robusto. È un bordo che viene utilizzato per i capi che necessitano avere un bordo resistente. Quindi può essere utilizzato per un maglioncino dove abbiamo deciso di fare un bordo resistente, per i polsini, eccetera, dipende. E in più, in questo tutorial vi farò vedere anche come realizzare questa lavorazione a maglia che viene chiamata lavorazione rasata per il diritto. Vedete che si presenta dalla parte frontale tutta per il diritto con le tricetine e da parte da dietro si presenta tutta così a rovescio. È una lavorazione semplice, semplice, ma che viene utilizzata tantissimo. Vedete, anche vi farò vedere questi bordicini che si creano, tutti a tricetina, tutti uguali. Mi raccomando, è molto importante fare dei bordi fatti bene, perché se ad esempio dobbiamo realizzare un maglioncino, dovremo poi fare le cucciature e il bordo ci permette di farlo in modo che non si vedano. Ok, possiamo iniziare con avvio delle maniche alla nordica. È molto semplice come tecnica e veloce. Io lo utilizzo spessissimo. Allora, lasciamo un pezzo di filo, vado all'occhio, è così. La parte corta del filo lo appoggio sempre sul pollice della mano sinistra e sull'indice la parte quella lunga del filo che procede poi. Creo una specie di triangolino. Il filo lo tengo ben stretto, tirato bene, e mi aiuto con le dita in fondo. Nella mano di destra invece prendo i ferri, io ne utilizzo due per questo avvio, e inizio. Passaggio è qui. Vado dal sopra del triangolino, giro, entro dentro all'asola del pollice, lo tiro fuori. Afferro il filo che si trova sull'indice, esco fuori creando non una ma bensì due mali in una volta. Vedete? E ora procedo con una male a volta, sempre nella stessa posizione. Guardate, vado verso il pollice, lo prendo, ecco, avvolgo il filo che si trova sul pollice e via. Ecco la terza maglia. Vado. Parto sempre. Prendo il filo dal pollice, vado verso l'indice, lavoro e creo la maglia. Vedete? E così via finché non avvio il numero delle maglie di cui ho bisogno. Guardate, 1, 2 e 3. Partiamo sempre dal pollice verso l'indice e creo la maglia. Io faccio un campioncino di 20 maglie.
ne ho fatti 20, se avete bisogno ricontrollate, contateli, poi lo fisso facendo un nodino. Poi vedete questo bordo, la particolarità del bordo, che si crea una parte a per il diritto e una parte per il rovescio. Ok, possiamo iniziare con la lavorazione rasata per il diritto. Prima cosa, tiriamo fuori un ferro, così le maglie diventano belle larghe da poter lavorare facilmente. Giriamo dalla parte giusta. E partiamo. Ecco, come vedete abbiamo questa parte del rovescio, quindi per procedere con il campioncino facciamo tutta la prima fila a rovescio. Iniziamo dalla prima maglia fino all'ultima. Ecco, vedete, per fare bene a rovescio bisogna sempre tenere il filo davanti. Guardate, movimento molto semplice, faccio passare il ferro dentro alla maglia, butto sopra il filo aiutandomi con il pollice e tiro fuori la maglia. Vedete? Semplice, semplice. Passo dentro, butto, afferro e creo la maglia. Facile, facile, con un po' di pratica sarà una delle lavorazioni che preferirete. Guardate un'altra volta, ve lo faccio vedere. Guardate, entro dentro della maglia, butto il filo e tiro fuori la maglia nuova. Voilà! Anche la ultima, sempre a rovescio. Vedete? Sistemiamo tutto, mettiamo a posto, aggiustiamo. Ora, la seconda fila la dovremo fare tutta per il diritto. Allora, faccio passare il filo dall'altra parte, aiutandomi sempre con il pollice, vedete, lo sostengo con il pollice, la prima maglia la faccio passare senza lavorare, voilà, dalla seconda fino all'ultima faccio la lavorazione alla maglia per il diritto, che è facilissima, guardate, vado dentro alla maglia, avvolgo il filo da dietro e creo la maglia, esce fuori questa trecitina. Un'altra volta, guardate, entro dentro, avvolgo il filo da dietro e creo la maglia. E così fino all'ultima. Molto facile. Vedete? 1, 2, in 3 movimenti abbiamo la maglia, guardate, dentro, avvolgo e tiro fuori. Metto dentro, afferro il filo da dietro e tiro fuori. Anche la ultima nello stesso modo.
vedete, abbiamo il nostro cappioncino che da una parte si presenta a rasato per il diritto e dall'altra per il rasato a rovescio. Così in questo tutorial abbiamo visto avvio alla nordica e rasato per il rovescio e rasato per il diritto.